Che caldo! Pausa pubblicitaria. Battuta ignobile di un uomo nobilissimo che può permettersi queste volgarità a loro modo eleganti. Ma com'è possibile? È ossimorico? No, è un falotico. Non è Natale? Anche a Natale fa caldo. Impossibile? Le palle di Natale si scaldavano. Natale è il nome. Per Natalì Caldonazzo, che si scaldava con Massimo Troisi. E anche con Christian De Sica che pensava sempre alla figa, fica, in quel film, Fratelli d'Italia o anni 90, e la voleva mettere ai 90s, no, lo dicevo, non capite? Nathalie Caldonazzo, una donna che aveva caldo e voleva sempre un cazzo, cioè vogliono dire la verità, era una zoccolazza, no. Era una bella ragazza, ma secondo me era un mezzo cesso. Natalie Caldonacci. Hacce, hecciuccione. Cioè, beh, imitazione del toscano. Toscanaccio. È buono quella, questa invece è napoletano. E quella Caldonazzo, però, ecco. Vogliamo parlare di quelle pubblicità? Avete presente quella pubblicità del tè con Luisa Vanieri? Napoletan Doc, partenopea d'eccezione, quella stimola le vostre erezioni ed è stata la mano di Dio. Avete presente quando è nudo in the end of God? Stimola questa mano. E una mano lava l'altra. No, dicevo. Andò, fa cold. E quell'altra non gliene frega un cazzo. A sto pezzo di gnoccolone. E dice: sì, fa cold. Adesso. Che vuoi te? Vuoi un tè? Può scrivere anche con l'H. Con le battute, i mitici, Colpo Gobbo a Milano, Ricky Memphis con l'H, Deborah con l'H. Hai capito? Questi italiani sono proprio dei coccellini, eh? Il falotichino ne sa una più di quell'angelo, di quel cherubino. E come voi siete cornuti?